A 7 anni dalla morte di Chiara Poggi, il suo assassino ha un nome ed è quello dell'unico imputato, Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. Dopo 7 ore di Camera di Consiglio, la prima Corte d'Assise d'Appello di Milano ha riconosciuto colpevole l'allora fidanzato della vittima, che per ben 2 volte era stato assolto prima che la Cassazione, nell'aprile del 2013, cancellasse quei verdetti, ritenendo che servisse una valutazione complessiva ed unitaria di tutti gli elementi acquisiti. Il sostituto procuratore generale Barbaini aveva chiesto 30 anni di carcere. La Corte non ha riconosciuto né le aggravanti né le attenuanti per l'imputato ed è partita dalla pena base di 24 anni ridotta di 8 per lo sconto del rito abbreviato. «Sono sconvolto», ha detto Alberto Stasi, che in aula, prima della sentenza, aveva ribadito ai giudici la sua innocenza. La Corte ha disposto anche un risarcimento di 1 milione di euro ai genitori e dal fratello di Chiara Poggi. A noi la pena non interessava, come non interessava il risarcimento economico, interessava la verità e oggi questa Corte ci ha dato la verità. Non c'è stata una perizia che ha dato una svolta, ma piuttosto la rilettura unitaria di tutti gli elementi già presenti nei precedenti processi e tutti portavano in un'unica direzione, ha detto il perito Marzio Capra. La difesa ha già annunciato il ricorso, soddisfatti e commossi i genitori di Chiara. La prima emozione è stata fatta giustizia, volevamo la giustizia per Chiara, tutto qua. Guarderò Chiara e le dirò ce l'hai fatta.